vorrei invitare qui da me due uomini veramente speciali, che sono Francesco Macri e Luigi Mori. Allora, come ogni anno ho invitato queste due persone, che sono il professor Macri, che rispettivamente, sono lui un conoscitore della storia genovese e Luigi Mori, amante soprattutto dell'arte genovese. E anche quest'anno loro si sono gentilmente messi a disposizione dell'Associazione Culturale Cosaedro per organizzare qualche visita al centro storico, qualche visita guidata, e ci daranno delle preziose informazioni a questo proposito. Io direi di cominciare a dare il primo appuntamento. Sì, grazie. Diamo il microfono. Posso andare? Sì. Buon pomeriggio a tutti. Mi dispiace che devo lasciarvi e quindi non posso intrattenermi con voi oltre. Ma come diceva giustamente Lina, la nostra presenza qui ha questo scopo: portare un po' delle persone per i caruggi di Genova per far conoscere le cose belle che la città ha. Spesso da genovesi non li conosciamo, per cui pensiamo che sia un'occasione per andare in questi vicoli molti di noi arrivano fino al limite di Piazza dei Ferrari e poi non hanno il coraggio di andare oltre perché chissà cosa succede nei vicoli. Ecco, proprio per sfatare queste leggende e per far dire con convinzione che Genova è una città bellissima, ricca di opere d'arte e che nessun'altra città, io dico, del mondo ha, e noi siamo disponibili proprio per questo. Per cui abbiamo concordato con Lina il 9 di maggio, vi pregherei di ricordarvi questa data, che è un sabato, ecco, il 9 di maggio, il pomeriggio, alle 3:30, anzi direi 3:20, così abbiamo i 10 minuti accademici per poterci trovare tutti. Ci vediamo in Piazza dei Ferrari dal monumento di Garibaldi. Quindi vi raccomando, 3:20, così alle 3:30 partiamo. Io vi preparo un itinerario che non ci impegnerà tanto e gireremo un po' per vedere due o tre cose belle partendo, vi dico semplicemente una piazza, Piazza San Matteo, e muoverci poi lì intorno. E andremo a vedere, naturalmente accompagnato da Luigi, andremo a vedere almeno le tre cose che secondo me sono uniche e sono veramente belle. E sono le edicole, sono i portali e le piazzette signorili. Quindi ci muoveremo in quella zona, vi pregherei un po' di scarpe per camminare, ma non cammineremo più di un'ora e mezza al massimo. Poi se qualcuno di voi è stanco e tutta pianura, giriamo sempre intorno a Piazza dei Ferrari, quindi può benissimo allontanarsi tranquillamente. Ecco, una cosa mi sembra da dire, è una partecipazione così per la scuola qui, quindi è completamente a titolo gratuito, quindi titolo, ecco, questo non l'abbiamo detto. Approfittatene perché è a titolo gratuito sono veramente bravissimi. Perché noi non facciamo le guide di professione, tutt'altro, siamo appassionati, certo. Io della storia, lui dell'arte genovese, e poter trasmettere questa poca di conoscenza della città che abbiamo a tutte le persone che hanno voglia di conoscerla è il nostro scopo, è il nostro obiettivo. Vi ringrazio, spero di vedervi tutti il sabato 9 maggio alle 3:20, Piazza dei Ferrari e Monumento a Colombo. Ecco, vi ringrazio. In ogni modo io organizzerò per un volantino che poi distribuirò a tutti i soci, così per memorizzare la cosa.